La quindicesima edizione di Expo Tecnocom, la grande vetrina professionale per il settore pubblici esercizi, Horeca e Arte Bianca, è pronta ad aprire i battenti. La fiera, realizzata da Epta Confcommercio Umbria dal 12 al 15 febbraio 2017 presso Umbria Fiere di Bastia Umbra, attende i visitatori con tante novità e un intero padiglione in più. I padiglioni occupati passano da 3 a 4 per un totale di oltre 20.000 metri quadrati e 450 stand raggruppati in tre macro aree tematiche: Food, Equipment e Contract. Tante le sottoaree rappresentate e gli appuntamenti a calendario, tra cui l'imperdibile concorso organizzato dall'Università dei Sapori e dall'Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani. Gli studenti dell'Accademia realizzeranno golose praline con i prodotti delle aree terremotate umbre durante la Suite Umbria, primo Technocom Chocolate Contest, che si svolgerà nella giornata di lunedì 13 febbraio dalle 10 alle 17.30 e vedrà i vincitori nominati da una giuria d'eccezione. Ad arricchire ancora il calendario di Expo Tecnocom saranno gli appuntamenti firmati dal Molino Spigadoro con i suoi laboratori e incontri con i grandi maestri dell'arte bianca e dell'alimentazione e da Cristofani insieme a Forni Polin con le loro prelibatezze preparate direttamente in fiera. Ma sentiamo il presidente di Epta Confcommercio, Aldo Amoni. Anche questo è un modo per ripartire l'economia, infatti quest'anno il Tecnocom, che è un evento specializzato per tutta la ricettività, la gastronomia, bar, macelleria, che è specializzato per questo settore. In occasione di queste crisi che abbiamo, ma in occasione anche di quello che ci ha colpito anche recentemente, diciamo che abbiamo dato proprio questo slogan: se vuoi aprire un'attività in questo settore, Tecnocom è la tua casa. Non mancheranno incontri, convegni, eventi, workshop, seminari e dimostrazioni che animeranno i 4 giorni della fiera. Un appuntamento importante in un momento molto difficile per l'economia regionale. Sentiamo il presidente di Confcommercio, Giorgio Mencaroni. La fotografia delle aziende, direi, del nostro settore è piuttosto complicata. L'effetto terremoto si è fatto sentire in maniera dirompente dopo le scosse di ottobre. Speravamo naturalmente che questo potesse finire, ma purtroppo questo non sta avvenendo. Direi che accanto a questo c'è un'informazione. Io capisco che i media debbano fare il loro lavoro. Però in alcuni casi, tra i social media e quello che naturalmente trasmettono alcune reti televisive oppure diciamo notizie attraverso la carta stampata, noi abbiamo che l'Umbria è sistematicamente coinvolta, in particolar modo la provincia di Perugia con tutto il suo territorio al di là di quello che sia l'area del cratere.